Bene, questo tutorial serve per creare dei collage un po', diciamo, professionali. Scriviamo Smart Soft 3D, eccolo qua, clicchiamo sopra, qua cliccateci sopra, eccolo, questa è la schermata che si presenta. Voi dovete andare praticamente qua, scarica, ok. Lo scarichiamo in una cartella, lo saliamo dove sembra più opportuno, vado avanti, ecco, sta installandosi, ancora 4 minuti rimanenti, ma io annullo il tutto in quanto che ne ho già installata una versione, la stessa versione, e l'apro nella cartella, eccolo qua. Allora, questa è la cartella che io ho scaricato la versione, adesso bisogna installarla e farla funzionare. Allora, questa è la cartella. Dopo clic, doppio clic, ok, date il sì, date l'ok, in italiano, la lingua che scegliete voi, cliccate avanti, accettate i termini, ci sono due palline se non li vedete, accetto i termini, ok. Avanti, tasto sinistro sempre, avanti, tasto sinistro, ok. Qua vi dice crea un'icona sul desktop, naturalmente vi serve. Avanti, ok, installa. Adesso sta installando. Questo è tutto il procedimento che dovete fare all'inizio per avere questo programma. Bene, una volta che clicco fine, lui parte la prima versione e poi ve lo trovate sul desktop quando vi serve, oppure dal desktop ve lo portate qua in barra sotto qua, vuol dire sotto qua. Fine, adesso vediamo, questo è praticamente il programma che noi, chiudo il tutto, eccolo qua. Allora, cominciamo, andiamo su continua. Bene, tanto per fare cose più semplici andiamo su un light show di 5 minuti, poi ve li scoprite voi con il tempo questi, perché è un po' anche complicatina. Io direi di cominciare con qualsiasi progetto che vi pare più opportuno farlo. Mettiamo ad esempio, beh, prendiamo questo, dai. Questo qua. Cliccate tasto sinistro sempre, next, tasto sinistro, ok. Abbiamo scelto. Andiamo a trovare le foto qua dal computer. Qua siamo su video, ma io posso anche trovare immagini. Già qua su video ho anche delle immagini, quindi clicco su questa, ad esempio, la prima, apro, vado avanti veloce. Questo è un lavoro di mia moglie, vado avanti. Prendo questa, vado avanti. Dipende dalla vostra velocità, poi prendo questo, potete anche fare doppie, triple. Le immagini, prendo questa. Quando ne abbiamo 3, 2, 6, io direi che basti come esempio. Bene. Andiamo su Next, qua sotto, cliccate tasto sinistro sempre, ok. Aggiungiamo la musica, eccola qua, per modo di dire, eccola qua. Io vado su Musica, naturalmente, qua sono su Video, clicco su Raccolte, vado su Musica, doppio clic, apro. Prendiamo questo, Astor Piazzolla, un tango, ok. Qua, se vi interessa, scegliete il volume, però a me non, più di tanto non influisce. Ok, questo è il video che io ho fatto praticamente. Naturalmente, a questo punto, voi se volete fare le transazioni che non siano di default, andate qua su transazioni e cliccate sopra e scegliete le transazioni che non sono altro che queste le transazioni. Tra un video e l'altro, l'effetto che dà. Vediamo il video.
Bene, io vado subito avanti, questo è il video praticamente. Allora, a questo punto l'avete salvato, avete visto più o meno come va. Per esperienza io so che il video funziona così, quindi vado avanti veloce, andate qua su Create, creo il video. Si presenta questa schermata per computer, tablet, smartphone. Cioè io scelgo sempre per YouTube, Facebook, Vimeo, perché carico su YouTube. Ho bisogno di buona qualità. Clicco su sì, salvo su video, apro. Adesso salvo il progetto, più o meno. Clicco sì. Ok, andiamo a vedere adesso qua. Abbiamo detto che dobbiamo installarlo su YouTube, Vimeo, Facebook. Allora clicchiamo sopra questo, si chiama questa. Andiamo su una, dipende dal computer che avete, se avete un'alta definizione andate su 1080, oppure se avete una versione standard di computer, scegliete qua su 720p. Benissimo, cliccate avanti. Qua non occorre che modificate niente, è già di default programmato. Andate avanti. Ok, salvo il progetto. Se vogliamo dare un nome, ok, diamo sì. Adesso sta elaborando il video che abbiamo creato. Naturalmente l'elaborazione è un po' lentina. Poi ci sono dei programmi, c'è un altro programma che io adopero, anche Movie Maker. Basta che scriviate Movie Maker e fate più o meno cose uguali, sempre gratuito. Potete fare video di 100-200 fotografie. Naturalmente 100 fotografie dura ogni video, ogni fotografia che passa dura 7 secondi, quindi fate il calcolo. 7 secondi, 100 fotografie, 7 70 per 10, penso 10 minuti di video, lo caricate tranquillamente su YouTube. Ma se fate un video di 20 minuti, naturalmente non lo caricate su YouTube, in quanto che più di 15 minuti voi non potete caricare, a meno che non siete partner YouTubers come sono io. Allora posso caricare senza aver misura della lunghezza del video. Bene, allora qua andiamo a vedere il file. Apro il file e vediamo il video. Bene, intanto qua chiudo, andiamo a vederlo nella cartella dov'è, e questo è il progetto. Clicchiamolo qua. L'ho salvato nella cartella praticamente. Bene, a questo punto io chiudo, non ho altro da dirvi, e un saluto da Gino Sprecido. Chiudo il tutto. Bene, questo è il desktop un po' malandato, in quanto che devo cambiare la risoluzione per fare questo video. Devo cambiare la risoluzione della scheda, in quanto che io ho ad alta definizione, quindi non mi sopporta. Chiudo il tutto, un saluto a tutti da Gino Sprecido.